Vai, ha fatto questa produzione dell'economia, chi voglia tenere, e ufficio, si è andato tra Ballus e altre imprese, e quindi il fatto è questo che da tanti parti della Sardegna funta di Bausa in noi. Quindi, me la gente se ne andare da noi in continente o a Sestero, e me la punta di Bausa magari delle zone di miniera o di altre zone, e in questo periodo voi c'è stato questa prima industrializzazione in mezzona, diciamo, a Narauso, il limitrofo insomma è tutto, la zona di Macchiareddu, la zona di tutta la zona industriale che nasce, e nasce in questo periodo, insomma, per cui, diciamo, Narauso, questa gente, bene o male, poi si sta rabattata e insomma pure e cresce abbastanza con un ritmo costante. È un gruppo particolare in noi. Funta di Bausa con questa crisi di carbonia. Quando carbonia anti cominciava a spizzare, tanti gente hanno avuto questa liquidazione del suo tempo, su gente traballava, e con questa cifra che è andato dentro, e tanti fatto. Hanno avuto comprato un uguale da terra, ma noi che avevano un prezzo possibile, e si è fatto ognuno con il mal proprio, poi avuto il domo fatto con il mal proprio, cioè gente che era abituata a traballare in miniera, si adattava a fare su murale, poi si fa solo più dopo. E quindi, come sapete, chi sa vita tiene una certa misura, 2000 abitanti, però, e a domo cresce una parte, a domo cresce da Satra, arrivavano ai numeri di oggi che si sono più di 8000. Su un momento, Bruso, atto della crescita urbanistica e estetica quando è diventato comune autonomo. Vota bene o male, quando via comune Castello, siccome ci viene un vincolo urbanistico, questo che crescia era fino a quando doma abusiva, una dopo l'altra, non si era abusivismo, ma domus con criterio su urbanistico su legale, su normativo su. Non ci sono dovuti stare, poi c'è l'ottizzazione, non ti ha fatto manco una. In ottizzazione sono venuti bene dopo che si diventava comune autonomo. E c'è stato un sub-boom del suo sviluppo demografico e quindi pure urbanistico. Insomma. In passato in Sardegna ogni paese si distingueva per lingua, costume e gastronomia. Elmas ha conservato numerose tipologie dell'abbigliamento tradizionale a partire dalla fine del Settecento. Due giovani masesi, seri ricercatori appassionati, hanno raccolto e analizzato il modo di vestire dei nostri avi, grazie alla collaborazione delle famiglie storiche del paese, che ancora oggi conservano gelosamente, come delle reliquie, capi d'abbigliamento e gioielli che sono costati anni di lavoro e fatica agli antichi proprietari. Emanuele Mudu e Danilo Loi ci hanno regalato il privilegio di essere partecipi delle loro scoperte. Messer Emanuele Mudu, da varie anni sono impegnato in pari con due amico mio, Danilo Loi, in una ricerca che riguarda le costumi sardi che imperante in Summaso tra Savini e tra Sottocento e primo anno del Novecento. Su bistuari veniva in Cingiau, in Susunaranta, a Candescienta Bagarietta, ossia quando i spicciocchetti sono diventati 14 o 15 anni. Dopo sedare del suo sviluppo, sa famiglia si incaricava di fare questa roba, quindi la dote dei spicciocchetti, che comprendeva sa biancheria, o sa domu, su stregeveu, sa mobiglia, appunto su bistuari. Su bistuari de Bida non è mera diverso dei subistuari che poniano in Assemini, in Sesto, in Pau e in Pirri, che funti in Alaso e Bida sa confinanti. Su costume venia così un dom e tutto. Quindi ognuno comprara sa roba che bruso da grade siara, si chiede però sempre sa moda che via diffusa in su momento. Pocusso ci funti costumi su chi pur essendo puramente in masesu su funti abbastanza diverso su fra dei su. Questo è su costume prus antico che esti a barrau in noi in vita. Esti un costume che deri più di 150 anni su.
La proprietaria originaria fiannasce in 1840. È costituito quindi dessa gunneda di Abordau, del suddeventavi de Seda, suspensu, chi aressi sa giacchina con sa boccia in su guidu. Con suspensu è su uno spensu a frunzidura esti dell'ana in seda. In pizzo del suspensu pottera su muncadori de Seda posto a incrociu, chi si imperara in gu suspensus, chi non potanta sa vinta arante. Esprenda sa tipica sa de su masu vunti, su giunchigliu, con su vendenti, sa ganna chioru, in gustu gasu in cadena zara, bota cindi vianta altra sa differenti puru, sa gulli oru, sa spilla che è una de sprucon nota sa forma de margherita, su buttoi e su vermaglio. In conca bottera, su muncadori in mannu, su muncadori de seda e su trubanti con sa scringere in mezzo che vi era sa vietinatura tipica de sottugentus vince sa primo mitari de su noigentus. Questo abbigliamento che si è incominciato a utilizzare tra su 1870 fino a esprimere del suo 900. La gunna di Abordau, su deventavi, dei gottoni in dorau, a sud del suo deventavi c'è stessa buciacca, su giponeddu, che è sta manica lisa, su scialle seda, e su muncadori de seda. Poi sprende sa vunti su ghettau con sabatena, isa gulla di oro, su lasu, su domino, o naraso che esti su timu vendenti de su lasu, e isa recara sa pavia. Questo è questo abbigliamento che si è utilizzato per 800 fino a esprimere del suo 900, è questo abbigliamento estivo. Sagune di Abordau, su deventavi de seda, con sarranda, sa bucciacca de seda, su panneddu e su gosso di Abroccau, su muncadori de seda. Sa camisa, potere in manica se che non funti vinigara, si usare non in bida a sonetto puro, quindi sa toccare ad ambirona in manica, se da sa sprenciai a sonetto. Posta realizzazione delle camisa sa ci poni a mera cura. Spungito si polsini, fianta mera ricamausu, una particolarità de su ricamu in su bungitu, in su goddu, fiera su buntu vanu, mentre sa scolladura fia fatta a sprighita. Podenni gallenti, poi una questione estetica puru, non imperanta c'è tua gunnedda, ma capitare di imperai due a tresi e quando varia friumera quattro puru. Quindi si poniara in pizzo su sa gunnedda bona. A Zutta Borienta Bonni, un'altra gunnedda di Abordau, più o meno buona, gunnedda sa de Dognadiri, gunnedda sa Spinnigara, sa Naranta, quindi chianta perdiu i Spinnigasa. E spicciocchedda sa grande sienta bagarietta sa, mancai non essendo particolarmente sviluppata sa, potesi scresci i fiancus di Bonienta, o un asciugamanu a rumbullonave a Cappiau, oppure concordanta o goscineddu, sempre della d'un buttianta, e questo servirà appunto po vai gresci isso su naranta, potete fare su due varigi. Stava rau in sa memoria pagu cosa dei subistuari maschili che testetti dismettiu pore unai in sammitari de sottugentus. A su noi gentus funt arribara sa sì e no
quattro persone, quattro uomini, sì, che cingiante ancora su bistuari maschili. Questo, come ti senti descritto, viene abbastanza semplice. Ci vienta i scrazzasa, i gambali praticamente, in mutanda longa, sa di tela bianca, i scrazzoli a rora, ossia il gonnellino, su groppetto di arroba narao su comuna, posso subistuare dei doni addiri e posso subistuare dei stestasa poriaressi o de velluto perau oppure de seda. Sa camisa vi ha sempre de della bianca, mera ricamare, il ricamo su viente proprio su des camisa sa femminili, sì. In conca ovviamente sa berritta, a capire con su mucadori, chi vuole adesso un mucadori de seda o un mucadori de viu. Lingua, costumi, modo di mangiare. Ogni paese in Sardegna si distingueva dal vicino almeno per questi tre elementi. Ad Elmas si parla il campidanese in una varietà specifica. Abbiamo chiesto un parere al dottor Simone Pisano, linguista laureato all'Università di Pisa, sulle caratteristiche peculiari del modo di parlare dei masesi. Tutte le varietà del sardo discendono dalla specifica varietà di latino che si parlava in quella determinata zona geografica e quindi tutte le varietà del sardo hanno uguale dignità. Il campidanese che si parla anche a Elmas è parlato nel centro-sud dell'isola e si divide in diverse varietà. Diciamo che sul campidanese ha agito spesso il prestigio della norma cagliaritana, il dialetto di Cagliari, soprattutto in passato, ha esercitato su tutte le parlate campidanesi un'azione forte e spesso la borghesia dei paesi tendeva a così imitare l'accento delle classi sociali più alte del capoluogo. Scendendo maggiormente nello specifico della parlata di Elmas, possiamo dire che senz'altro il dialetto di Elmas ha delle caratteristiche che lo avvicinano abbastanza a quello che viene definito il campidanese rustico. Sostanzialmente tutte le parlate campidanesi esclusa la varietà di Cagliari. La caratteristica principale sono le frequenti metatesi, cioè da il cagliaritano porcu abbiamo procu, addirittura in molte varietà questa metatesi è talmente spinta che si hanno delle parole anche difficilmente pronunciabili per un non campidanese. Sardu che diventa sadru, surdu che diventa sudru, cerbeddu che diventa croveddu. Una signora, parlandoci della festa di San Sebastiano e San Pietro, chiama San Pietro una volta Pedru e una volta Perdu. Santuanni e Santu Pedru. Santuanni va diventa Isfogusu e poi ci via da Santu Pedru i Barcheggiadas. Per quanto riguarda Elmas, possiamo dire che per certi versi si avvicina molto alle parlate del medio campidano. Abbiamo per esempio frequenti nasalizzazioni, cioè la N in posizione intervocalica cade nasalizzando la vocale precedente, un esempio su tutti, pani diventa subai, cani diventa sugai. Adante o vorro de mai, intendiamo su frago. Scelte su frago e su mai, mi avrei appena svenimento. La L in posizione intervocalica si spirantizza, soli diventa sovi. Si prepara su terreno, tocca dopo li faccia sovi. Nella terza persona singolare, l'occlusiva dentale
che di norma nel cagliaritano si spirantizza, stimat diventa stimada, evolve poi ulteriormente a una vibrante e quindi stimara. Allora, questa caratteristica che è tipica del cagliaritano la ritroviamo nella maggioranza dei nostri parlanti masesi. Non la ritroviamo però in alcuni. Uno dei nostri informatori infatti dice fiada invece che fiara. Insando traballo su voi, spiccioca se non ci inviata. Su maso, fiera fuori una specie di grugi, no? Altra caratteristica probabilmente considerata rustica è la conservazione della U finale nella desinenza del gerundio, per cui abbiamo un parlante che dice sendu o essendu e invece un altro che usa come morfema desinenziale di gerundio endi, come nel cagliaritano. Devo su questo non hai detto mia, butta devo, non essendo proprio... Ma la gente faria diminuire i suoi vammini con gusto di recuperare spieghendi. Per quanto riguarda la morfologia verbale, abbiamo dei belli esempi sia di condizionale analitico. Ciantavolli, dice uno dei nostri informatori. E tengo al ricordo su chi Ciantavolli, un scantore pur su Nairuto. E poi abbiamo ben conservato il congiuntivo imperfetto desunto dal congiuntivo più che perfetto latino, che di solito si perde già nelle parlate campidanesi più settentrionali. Abbiamo un bregungessinti, la signora che ci parla delle ragazze che si vergognavano di andare a lavorare in campagna. E non si varianta a conoscere di nessuno. Come ti chiesi briguncia? Briguncia. Un ultimo esempio per quanto riguarda la morfologia nominale lo abbiamo sentendo uno dei nostri informatori nell'uso dell'articolo indefinito come aggettivo indefinito. Il nostro informatore dice una strentina per dire all'incirca una trentina. È finito una strintina questo scarrettone, così va ardiente. Credo, sulla base di quanto abbiamo detto fino adesso, che sia necessario fare una riflessione.